E come avevo detto qualche tempo fa, XTB stava programmando di lanciare delle azioni reali. Se non vi ricordate quando l'ho detto, vi lascio il video qui da qualche parte. Oggi, finalmente, dopo il lancio effettivo di questo servizio, volevo andare un attimino a valutare insieme a voi quello che è appunto la piattaforma di XTB assieme alle azioni reali e agli ETF reali, quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi. E ovviamente dare alla fine del video delle conclusioni finali. Ciao a tutti, io sono Pasquale, bentornati in un nuovo video sul canale Io Risparmio, il canale del vostro piccolo, perché piccolo sono, investitore e risparmiatore della porta accanto. Allora, andiamo subito, senza perderci in preamboli particolari, a vedere com'è la piattaforma, come si evolve, quali sono le funzionalità, così insomma entriamo subito nel vivo dell'azione, senza fare video di 12.000 minuti. Ed eccoci qui sulla piattaforma di XTB con le azioni reali. Ovviamente questo è un conto demo, non è un conto reale perché vale tantissimo avere questi 100.000 euro, ma io non li tengo. Allora, prima di tutto sul lato sinistro andiamo a vedere quelle che sono le funzioni principali. Abbiamo le cosiddette azioni hot, o comunque quelle che sono maggiormente popolari in quel momento. Poi abbiamo tutti quegli asset guidati dal sentimento appunto del momento, quindi il momentum. Poi abbiamo le coppie valutarie, per cui il Forex, gli indici, le commodities, le criptovalute e infine abbiamo questi ultimi due tastini stock and ETF. E rispetto a prima, dove c'era solo appunto la sezione stock CFD, che continua ad esserci, adesso c'è anche la sezione stock reali. E i mercati sono tanti, abbiamo quasi tutta l'Europa: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, UK e ovviamente il mercato USA. E cliccando appunto vediamo tutto quello che è presente sul mercato tramite appunto i ticker. Ovviamente la funzione di ricerca si può fare anche da qui, per cui per esempio se volessimo tradare Apple basta scrivere Apple e ovviamente quello che ci compare è due tipologie di asset, quelle in CFD e quelle in stock reale. Questa è una cosa che va tenuta in considerazione perché ovviamente si potrebbero fare degli errori durante quello che è appunto il nostro trading o i nostri investimenti. Andando poi di qui di fianco a ogni azione, possiamo cliccare sulla i che ci sta tutte le informazioni di base relativamente a quel titolo, i fattori chiave che lo determinano e le performance nel giorno, settimana, mese, trimestrale, semestrale e annuale, con anche tutto quello che è stato dei dividendi, qual è l'ex dividend date e qual è il payer date. Inoltre qui con la più possiamo aprire un ticket e per cui fare una emissione di un ordine istantaneamente. Qui possiamo anche aprire il grafico per fare appunto le nostre azioni di studio e direttamente dal grafico possiamo creare un nuovo ordine appunto con tasto destro, creare un nuovo ordine e anche qui possiamo creare appunto tutto quello che è la nostra operatività. Anche sul lato destro, cliccando su questo tab, possiamo andare anche a vedere quali sono gli ordini pendenti che abbiamo immesso in macchina, ma ovviamente non sono stati eseguiti, magari per una questione di data, oppure magari per una questione, ad esempio, di un limite di prezzo che ancora non è stato raggiunto. Infine abbiamo questa stellina che ci aiuta a aggiungere il titolo ai preferiti. Per inserire un ordine, possiamo scegliere qui il numero di azioni che vogliamo appunto andare a tradare, non so, per esempio mettiamo 20, buy, cliccando su buy noi andremo a eseguire l'ordine, cliccando su sell andremo a eseguire invece lo short. Ovviamente oggi è domenica, questo non è possibile. Andando invece qui magari sul grafico, tasto destro, nuovo ordine, possiamo andare appunto a mettere il nostro ordine. Per quanto riguarda gli ETF, invece qui abbiamo anche qui ETF in CFD ed ETF reali. Ovviamente tutti i mercati sono chiusi e non posso fare nessun tipo di operazione in questo momento. Qui in alto invece, in alto sulla destra, abbiamo diversi altri tasti, le news, che ci vanno a indicare diciamo, tutte quelle che sono le notizie in questo momento, quelle più importanti, in ordine cronologico, il calendario economico, che possiamo anche gestire sia per quanto riguarda il passato, domani, questa settimana, la prossima settimana, selezionare il tipo di, diciamo, il paese in cui siamo interessati e il tipo di impatto, appunto perché magari ci sono alcune tipologie di notizie che possono avere degli impatti maggiori sul mercato e vogliamo destinare il nostro interesse a qualcos'altro. Abbiamo anche il tastino analisi di mercato in cui possiamo fare lo stock screening, ad esempio cercando di trovare delle azioni che possono interessarci per il trading o per gli investimenti.
e i parametri che possiamo inserire sono il beta dell'azione, il return on equities, il dividend yield, il PE, l'EPS e la capitalizzazione di mercato. Anche qui possiamo andare a fare una personalizzazione fra paesi e fra settori. Ovviamente, per esempio, una persona come me che volesse andare a cercare aziende che abbiano un ottimo o alto dividend yield e che magari abbiano delle piccole capitalizzazioni, perché mi interessa trovare aziende che magari possono crescere nel futuro, ovviamente vado a fare questo tipo di ricerca e posso andare a cercarmi poi delle azioni che possono sembrare interessanti anche per settore, ad esempio, non so, mettiamo immobiliare. E magari trovare qualche azienda che non, di cui non avevo immaginato, cliccare e poi andare ad avere una prima immagine, una prima snapshot di quello che è l'azienda e successivamente andare poi a fare i miei studi, i miei approfondimenti. Ovviamente qui in alto possiamo anche decidere di tradare lo stock così com'è in reale o CFD, aggiungere direttamente i preferiti qui, andare sul grafico direttamente e tutto quello che abbiamo spiegato prima. Possiamo anche settare delle notifiche di prezzo. Appunto, per esempio, io vorrei comprare questa azienda a $40 e imposto la notifica di prezzo. Per esempio, posso anche scrivermi fare primo ingresso, perché magari ho una liquidità piuttosto ampia e volevo fare un ingresso, diciamo così, splittato in diverse tranche. Poi abbiamo anche qui la formazione, in cui ci vengono dati tutta una serie di video gratuiti per la formazione personale, sia dal punto di vista della piattaforma, dell'analisi di mercato, del trading o degli investimenti a lungo termine, e infine quella cronologia, dove sono tutte quelle operazioni che abbiamo effettuato, lo storico, le operazioni di cassa, per cui depositi, in questo caso ovviamente essendo un conto demo c'è questo initial balance di 100.000, io non ho mai fatto 100.000 euro di deposito, e gli ordini che abbiamo fatto. Qui in alto abbiamo la possibilità di vedere tutte le notifiche di prezzo che abbiamo settato, la storia delle notifiche che abbiamo ricevuto, il mio conto. In questa sezione possiamo andare a vedere appunto qual è il mio conto e quali sono le mie statistiche in termini di profitto, di guadagno su base media e massima, sia per quanto riguarda le sequenze delle transazioni, in guadagno, in perdita, transazioni con profitto, transazioni con perdita. Qual è la durata media della transazione in profitto e in perdita, in modo tale che chi fa del trading possa avere anche queste statistiche più avanzate. Ma quali sono i vantaggi di XTB? Lo vediamo qui in questo prospetto, mi hanno messo anche la fotina, grazie tante, grazie tante. La cosa principale è che appunto sono state aggiunte le azioni reali che hanno zero commissioni, per cui non si pagano commissioni di trading, a meno che non abbiamo volumi mensili superiori a 100.000 euro. In questo caso, come si può andare a leggere anche nelle note in basso, ci sono delle transazioni relativamente a tutto quello che è sopra i 100.000 euro, che è lo 0,2%, con un minimo di 10 euro mensili. Ovviamente chi muove piccoli capitali come me molto probabilmente non arriverà mai a pagare queste transazioni, anche perché ovviamente si va a gestire una massa di denaro così ampia che anche dal loro punto di vista XTB ha quella necessità di andare a fare pagare delle commissioni. Però chi sta sotto i 100.000 non paga nessuna commissione. Quali sono i mercati? L'abbiamo visto prima, sono 16 maggiori borse mondiali, incluso anche il FTSE MIB, l'LSE e il NYSE. La lista completa l'ho fatta vedere prima nella piattaforma. Le danno un accesso gratuito a tutte le quotazioni in tempo reale per tutti i mercati che abbiamo visto prima, per cui rispetto ad altre piattaforme come ad esempio DeGiro o comunque altre piattaforme a zero commissioni, non tutti i mercati sono in tempo reale, alcuni sono ritardati di 15 minuti. In questo caso tutti i mercati che vengono presentati sulla piattaforma hanno le quotazioni in tempo reale. La piattaforma di trading è intuitiva, con uno scanner di azioni avanzato, come abbiamo visto prima possiamo andare a ricercare le azioni in base ai nostri parametri per trovare tutto quello che potrebbe essere di nostro interesse per il nostro trading. Abbiamo la possibilità di scelta di diversi tipi di pagamento, compresi pagamenti istantaneo, per cui si può ricaricare il conto non solo con bonifico bancario ma anche con la nostra carta di credito o debito avanzata. In più c'è il supporto clienti attivo 24 ore su 24 per 5 giorni alla settimana, cosa che non è male. Cosa significa zero commissioni? Come dicevo prima, significa che quando il tuo volume mensile non supera i 100.000 euro, il trading di azioni reali ed ETF con XTB è completamente gratuito. Sopra questo limite, come dicevo prima, 0,2%, minimo 10 euro.
Ovviamente si possono fare sia con la piattaforma di investimento che abbiamo visto prima, ma anche da telefonino con la app di XTB. Prima di parlare delle certificazioni, qui il disclaimer obbligatorio: i CFD sono strumenti complessi. Per chi usasse la piattaforma per tutte e due le cose, sia CFD che stock reali, ovviamente ricordatevi che i CFD sono prodotti a leva e che possono portare alla perdita di tutto il capitale. Il 73% dei conti degli investitori al dettaglio che usa CFD con XTB perde i propri soldi. Allora, XTB è una società polacca che è autorizzata in Polonia dalla DSSA, poi dal Regno Unito, dalla FCA e poi dalla SISEC a Cipro per il resto d'Europa. Allora, andiamo a fare un attimino un sunto di quello che ho presentato oggi. Quali sono i vantaggi che trovi nella piattaforma e quali sono gli svantaggi? Ovviamente i vantaggi sono che si possono andare a effettuare degli investimenti a lungo termine su stock ed ETF presenti sulla piattaforma in maniera totalmente gratuita fino a 100.000 euro, non ci sono commissioni, il che per un investitore che ama magari fare piccole transazioni di volta in volta, avere la sicurezza che non si vadano a pagare delle commissioni è di grosso aiuto per aiutare appunto a costruire piano piano le proprie posizioni sugli stock che sono di proprio interesse o sugli ETF. Un altro vantaggio è che la piattaforma è regolamentata da più di un ente di regolamentazione, per cui c'è una sicurezza che, o comunque c'è un controllo a 360 gradi. Un altro vantaggio è che si possono versare i soldi sia con gli strumenti classici come il bonifico, ma anche con strumenti istantanei come ad esempio la carta di credito. Ecco, i vantaggi quali possono essere? Che al momento, pur avendo tanti mercati, non ci sono tutti i mercati che ad esempio possono avere i broker più avanzati, come ad esempio Interactive Broker. Un altro svantaggio potrebbe essere che non ci sono azioni frazionate. Per chi ha capitali veramente irrisori, questa piattaforma potrebbe non essere di interesse, perché ovviamente se devo andare a comprare un'azione Amazon la devo comprare in toto, non posso comprarla in maniera parziale. Un altro svantaggio per esempio potrebbe essere che chi va a cercare un conto di investimento, per cui un conto titoli amministrato, in questo caso non lo trova perché XTB ha sede all'estero e per cui è tutto in dichiarativo. Ogni volta una persona deve andare a scaricarsi il report delle proprie transazioni, andarlo a portare al proprio commercialista e ovviamente andare a farsi dire cosa inserire nella propria dichiarazione dei redditi. Ovviamente sono tutti svantaggi facilmente superabili, ma è giusto che io dica sia i pro e i contro di questa piattaforma e che appunto ognuno faccia le proprie valutazioni, perché come sempre ricordo, non c'è un broker perfetto, c'è il broker perfetto per ognuno di noi, per le nostre esigenze e per tutto quello che può essere la nostra operatività. Se vuoi dare un'occhiata e aprire un conto demo in maniera gratuita, trovi un link qui sotto in descrizione che, come puoi ben capire, è affiliato, perché l'ho detto già nel primo video, appunto ho cominciato questa collaborazione con XTB e dunque il link qui sotto è affiliato, ma ovviamente non è un consiglio a iscriversi a investire con i propri soldi in questa piattaforma. Però aprire un conto demo è molto semplice, basta indicare il proprio numero di telefono e la propria email e istantaneamente si ha l'accesso al conto demo, per cui senza mettere i propri soldi reali si può andare a valutare la piattaforma in maniera completamente autonoma. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento. Questo non è l'unico video che andrò a dedicare alla piattaforma, perché dopo averla presentata appunto velocemente in questo video, voglio andare anche a testarla e per cui magari fra un mesetto andrò anche a darti le mie opinioni pratiche su quella che è la operatività della piattaforma dopo averla utilizzata per un certo periodo di tempo e andare a magari trovare altri punti positivi oppure altri miglioramenti che possono essere apportati alla piattaforma. Concludo dicendo che se sei nuovo sul canale puoi sempre iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo, e ovviamente se il video è stato di tuo gradimento lascia un bel pollice in su che mi aiuti tanto a crescere qui su YouTube. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!